Buonasera a tutti signori da FS22 Ric Umbria. Oggi vi presenterò tre mezzi John Deere. Andiamo subito a scoprirli. Eccoli qua. Abbiamo un 7M 200 cavalli con zappatrice 6 metri della Valentini, marca italiana. Poi abbiamo un 7920 serie vecchia con un Tech Magri erpice a dischi, e poi infine abbiamo un 8004 serie sempre vecchia anno 96-99 con un quadripolvere ermo fuori solco entro solco. Adesso andremo a fare un test mod di questi trattori e degli attrezzi per vedere le funzionalità che hanno, scusate. Ok, partiamo subito con l'aratura con l'8004 John Deere, che prima di salire, John Deere è molto bello, a me piace tantissimo. Non ha animazioni purtroppo, ha il vetro posteriore che rimane aperto e per il resto luci lampeggianti allo spostamento del sedile, molto funzionante, bello. Andiamo subito a provarlo. Accendiamolo. Ecco qua. Spostamento del sedile. E animazione della leva del cambio. Ok, adesso andremo a provarlo con questo aratro. Vediamo se funziona tutto per bene. Funziona. Vediamo pure se funziona. I giri funzionano. La velocità a chilometri funziona. Eccolo. La bella console dell'8.4. Funziona anche le ore che ha. Funzionano, ecco, quando accendi le luci funziona il display pure. Per il resto, ecco, qua non funziona niente di che, insomma. La freccia la dà qua davanti. Ma non mi pare che c'è nessuna animazione. Ecco, l'animazione della chiave quando accendi il trattore. Le frecce, le luci non ha niente di animazioni. Ok, partiamo un attimo con l'aratura per provare se va bene. Anzi, andiamo dalla parte di sopra. Il trattore è molto bello. A chi piace la vecchia scuola, diciamo. Molto bello. Molto bello, molto bello. Lo porterò anche sulla mia carriera di farming. Ok, faremo altre due o tre passate. Peccato che il vetro rimane aperto, non si chiude. Ok, proviamo a spostare il sedile. Bella, bella visuale. Velocità e retromarcia massimo 11.
bocchette proprio la radio come l'8 e 4, proprio come quello vero. Parte da una cavalleria di serie 800 fino a 8410 e dopo lo andremo a vedere anche nel negozio. Aratro anche entro solco, adesso lo mettiamo anche entro solco. Eccolo. Ok, proviamo le luci. Tutte accese, lampeggianti, funzionanti e ok. Ok, adesso proveremo ad affinare anche la terra con il 7M, scusate. Peccato che questo trattore non ha i parafanghi di plastica per coprire le ruote. Ok, andiamo in cabina direttamente. Scarico aperto. Apriamo la zappatrice Valentini e la proviamo subito. Questa si può regolare il rullo, si può regolare la zappatrice più alto e più basso. Ok, andiamo a provare subito tutti e due i mezzi, attrezzi e trattore. Come vedete funziona anche la zappatrice. Questa è la visuale del mezzo che non ho fatto vedere, scusatemi tanto. Ok, si parte. Terza gamma, prima marcia. Questo di particolare, questo John Deere, ha sì, il ponte più largo degli altri davanti. Se vedete infatti ha un bel ponte largo. E zappatrice Valentini. Velocità massima 7 orari per questa zappatrice Valentini. Gli specchietti pure funzionano di questo John. Allora andiamo a vedere gli specchietti. Eccoli, si possono sia chiudere che poi aprire, allungare e poi si possono sia regolare in alto che in basso. Io li regolo più o meno così, che vedo anche l'attrezzo molto carino anche questo giorno.
tutto manuale. Anche luci sulla cabina. Ah, ecco, si regola anche il volante. Allora, regoliamo il volante. Questi sono gli specchietti. Ah, si regolano anche obliqui. Anche qua, ecco, come rettangolari, diciamo quadrati. Come volete, insomma. Questa è una mod solo per PC. E poi il volante si dovrebbe regolare. Ah, questo qui ha anche, ecco, la guida, cioè si può alzare il sedile, abbassare come volete. Ecco, si apre anche lo sportello, si apre il volante. Adesso io non mi ricordo, un attimo, è questo qui dovrebbe essere, eccolo, sì, eccolo. Si abbassa tutto, mettiamo manuale, ecco. E ecco, può avere sia su, giù, avanti e anche un po' indietro. Ecco, si apre anche il vetro dietro. Molto bello anche questo, molto funzionale come attrezzatore. Ok, abbassiamo e spegniamo. È un bel trattore, è un bel ponte davanti. E andremo a vedere anche questo in negozio. Ora proviamo il 7920. Scarico aperto. Come potete sentire, è il più bel sound che ho sentito finora. Qui abbiamo un Tech Magri, sempre arpicendischi italiano, anche questo è molto bello. Disco crop 7920, molto bello anche lui. Solo peccato che è vario, peccato per quello. Ok, vediamo se ci lavora la terra. Sì, eccolo, questo è un bel, veramente un bel sound. Interna, anche questo molto bello, bello bello largo come trattore. Scarico proprio aperto, bellissimo, bel sound. L'arpicendischi non lavora più, non so perché. Questo è tutto molto, anche fuori, funzionante, le luci, tutto lampeggiante. L'attrezzo, anche questo Tech Magri, molto bello, almeno ecco, è roba italiana, come ripeto,
richiudibile. Sound spettacolare. Peccato, ecco, ripeto sempre tutto che è vario. Abbassiamo l'attrezzo. Questo di animato ha solo, non ha niente, mi sa, di animato questo. Illuminazione. Ecco. E le frecce, i fari. Quelli alti, quelli bassi. E le frecce. E basta. Però per il resto, anche questo è un bel trattore. Belli tutti e tre. Otto e quattro. Il 7M e il 7920. Come attrezzi, ripeto, il Tecamag di Alpice Bischi da 6 metri, la zappatrice Valentini, sempre 6 metri, e l'aratro Ermo quadricomere. Adesso andiamo in negozio e vedremo e vediamo i trattori e le configurazioni. Prossima volta porterò questo. Allora, ci siamo, eccolo, il 7M. Partiamo subito con le configurazioni. 7200 autoquad, 200 cavalli, e arriva a un massimo di 230 cavalli. Gomme Continental, Michelin, Mitas, Trelleborg, Lizard, e a questo qui, queste gomme qua. Configurazioni, gomme normali, pneumatici larghi, larghi 2, doppie ruote posteriori, e ti fa cambiare qui, ti fa mettere le doppie ruote strette dietro, davanti larghe. Qui praticamente si stringe un pochetto il ponte davanti, sempre con le gomme larghe. Oppure le standard, le doppie ruote e pneumatici stretti, ecco, vedi, anche qui è una bella configurazione delle ruote. Qui sempre ponte largo, doppie ruote e le configurazioni, ecco. Questo qui, ecco, è anche, ecco, il ponte ancora più largo sia dietro che davanti. Scusate, mi è uscito. Questo è molto molto largo. Poi standard, le ruote normali, e si ritorna a pneumatici larghi. Poi abbiamo lo scarico standard, tipo cromato oppure diretto, scarico diretto. Abbiamo la reversibilità del cambio, volendo. Poi abbiamo, questo dovrebbe essere l'interno, sì, infatti è il sedile del passeggero e basta, la radio e basta, senza sedile passeggero, il thermos, eccolo qua, oppure si può avere tutto, tutto full, diciamo, sedile, radio, sedile, radio e basta. Oppure se può, ecco, ecco, la configurazione full sedile, radio, thermos. Ecco. Poi si può mettere le antenne, queste moleggianti tipo baracchino, sia sinistra che destra, oppure entrambe, oppure standard senza antenne. Poi si può mettere qua a destra
Si può mettere il contenitore dell'acqua, solo la cassetta, attrezzi, oppure tutta, niente, oppure tutte e due. Poi ha i vetri oscurati, chiari, medi e scuri, proprio da cubano. Poi ha i pesi ruota posteriori da 500, da 1000 e basta. Poi ha, puoi mettere i parafanghi, parafanghi e pesi, sempre parafanghi e pesi più grandi, oppure standard senza niente. Poi ha, allora ha, questo è, non ricordo, vediamo se qualcosa mi pare della cabina interno. Ho questi suoi pesi, non mi ricordo. Ah sì, questo è solo il, no, questo non mi fa, non me lo fa vedere. Non so se è uno schermo, mi pare dovrebbe essere. Non so che cambia con questa, opzione. Interior mirror, dovrebbe essere qualche schermo. Sì, perché fuori non cambia niente. Ah no, aspetta. Ho scoperto che cos'è, è la tendina. La tendina ci si può mettere davanti. Poi ha questa l'opzione delle luci sulla cabina, fuori, eccole, agli agganci, standard da 500 kg, 900, oppure idraulico, ma non so se si può mettere il sollevatore o qualcosa del genere. Poi si può mettere anche il GPS. Con lo schermo integrato, come vedete qua, vediamo se ce la faccio a farvi vedere. Eccolo, si può mettere lo schermo, però non si avvia lo schermo. E poi c'è l'aggancio del caricatore frontale John Deere Quick Hour, oppure si può mettere tipo questo paraurti che non so a che serve. E per questo ecco abbiamo finito. Comunque molto bello. Ok, andiamo sul 7920. Allora abbiamo il front loader, questa maschera frontale. Poi le zavorre, come ho preso io, 800 kg, 900, 1100 oppure normale. Oppure ecco, US le zavorre americane. Ecco, l'estensione delle zavorre americane. Ah, ecco, il fronte idraulico c'è. Oppure standard, ecco. Poi arriva da 7720 da 170 cavalli fino a 200 cavalli, il 7920. Le gomme sono standard come, come gli altri trattori, diciamo, ecco, doppie ruote, pneumatici larghi, eccetera. Poi abbiamo, vediamo queste doppie ruote. Poi abbiamo le luci sotto cabina. Abbiamo il, praticamente si può aggiungere lo sportello, si può aprire destro volendo, oppure no. Normale, come è quello standard, diciamo, vero. Poi gli specchietti si possono mettere elettrici oppure normali. Poi i parafanghi possono cambiare da senza parafango, col parafango e l'altro tipo di parafango, nuovo parafango, via. Poi si possono mettere luci d'ingombro, ma questa è americana, secondo me. E poi si può mettere lo scarico. Ah no, scusate, questo è il portatarga. È il portatarga. Se metterlo o no. Ecco, come configurazioni sono queste. Lo scarico lo sentiamo subito. Lo scarico è
bellissimo il sound, questo è proprio azzeccatissimo questo trattore. Ok, poi andiamo sull'8 e 4, che non sta qui infatti, sta su trattori grandi. L'8 e 4, eccolo. Allora, configurazione FH sarebbe sempre i pesi. C'è il fronte idraulico, che questo qui, da quello che so io, quello vero, non usciva col fronte idraulico, ma usciva con la zavorra così, col doppio faro. Zavorra da 10 quintali, da 7 quintali 60, da 5 60, 3 60 e standard senza zavorra. Qui abbiamo, partivamo dall'8100 da 179 cavalli all'8410 da 270 cavalli. Io ho scelto l'8004 da 265 cavalli, alla fine cambia poco. Poi le gomme, sempre la configurazione col cerchio più fuori. Poi la configurazione col peso dietro delle ruote, sempre cerchio più largo e configurazione del peso. Doppie ruote col distanziale. Doppie ruote senza distanziale, ma ci sta sempre il peso dentro. Questo è sempre col distanziale e il peso. Poi davanti uguale, sempre lo stesso dietro. Ecco, poi standard Treader, Bog, Michelin. Queste doppie ruote più larghe dietro, le Michelin. Queste secondo me qui è, ecco, Midas, le ruote più larghe ancora, belle ruote anche queste, anche le BKT sono belle come gomme, una bella gomma dietro c'ha. Oh, già mi è riscappato, questa è troppo grande secondo me. E poi basta così. E costa veramente poco come trattore, 270 cavalli, 265 l'8.4 o 270 cavalli l'8.410. Alla fine è un trattore grande che ci fa un po' tutto e costa anche poco. Eccolo qua, qua dentro. Molto old, però è bellissimo. E con questo ragazzi abbiamo finito. Mo la prossima porterò questo qua, serie 8000. E ok, abbiamo finito ragazzi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale YouTube, oppure TikTok sempre con lo stesso nome FS22 Rick Umbria, e Instagram pure. Se mi volete seguire sono contento e vi porterò anche altri video. Ok ragazzi, alla prossima, buona visione, grazie.